Diamo il benvenuto a Carlo Freccero e Maurizio Ferraris. Molto bene, allora siamo qui per parlare di TV, che è l'oggetto più noioso che ci sia. Naturalmente perché? Perché in effetti la letteratura e la televisione non dovremmo mai parlare, cioè, anzi ho visto oggi il giornale nuovo, naturalmente, che sottolineava appunto questa blasfema, questo modo appunto di mettere la televisione oggi in effetti la letteratura. E in verità devo dire che poi invece oggi, mai in questi ultimi anni, la TV americana ci ha regalato dei grandi delle narrazioni, ci ha regalato veramente una TV, una che si chiama quality TV, dove naturalmente la fiction, quella delle reti a pagamento, ha creato veramente un racconto inedito e straordinario. Già ho detto una cosa che riguarda la TV. Oggi di televisione non si può parlare una sola televisione, oggi ci sono tante televisioni e naturalmente, cioè, voi sapete benissimo, la televisione che voi detestate è quella delle telebadanti per telemorenti, che è quella del pomeriggio, dove ci sono le telebadanti per naturalmente. Veramente che non ha nulla a che vedere, e chiaramente rispecchia però, lo dico subito con tono molto triste, una cosa molto importante, che l'Italia, l'Audita lo meglio, quello che misura gli ascolti, si campiona un'Italia, diciamo così, poco alfabetizzata, dico così per essere gentile, 17 milioni di analfabeti, 16 censi. Naturalmente, quindi prima cosa. E naturalmente questa TV, la TV veramente è quella ancora legata a un modello di televisione generalista, quella che noi abbiamo in qualche modo, che è apparsa in un qualche modo straordinariamente nuova negli anni Ottanta e che ha catturato un comune sentire, quello spiegheremo molto bene, ma che poi a poco si è ripetuta, si è ridiffusa e diventata insopportabile. Vero, questa TV giustamente, come si dice tutto quanto, la TV ormai chiaramente quella che instupidisce, noiosa, però attenzione, è la TV che ancora oggi detta naturalmente a livello di discorso politico alcune regole, perché in modo surrettizio, in modo diciamo così non dichiarato, perché la vera TV, quella che ci forma, ci plasma, non è la TV che è in qualche modo dei contenuti appariscenti, ma anzi fallisce sempre, perché le masse fanno masse, la rifiutano, ma quella che in qualche modo si infila sotto il nostro corpo, sotto le nostre unghie, sotto la nostra testa, eccetera, ha fatto capire un attimo che ciò che è maggioranza oggi ha sempre valore. Vedete, in due minuti avevo posto già un problema centrale, che c'è una TV generalista che ha avuto negli anni Ottanta, è stata una rottura totale, una frattura epistemologica. Sono più vicino al filosofo, quindi naturalmente dovete far capire che devo farmi la figura, perché solamente lui mi dà i voti, quindi chiaramente cerco di essere all'altezza del professore universitario, eccetera, quindi cerco di... E cosa vuol dire? Vuol dire appunto che questa TV, a prescindere da noi, doveva affermarsi. Ve lo racconto l'episodio. Lavoro in Francia e incontro esattamente nell'84 Mitterrand, il quale naturalmente era un machiavelli cinico, veramente fa un discorso di sinistra, ma era veramente fortemente, veramente, cioè, lucidissimo. Dice: ah, l'italiano, sì, caro, l'italiana. E naturalmente era inevitabile che arrivasse la TV commerciale. Cosa voleva dire? Voleva dire una cosa molto semplice. Voleva dire che praticamente all'inizio degli anni Ottanta c'è un cambiamento, avviene qualcosa che è inevitabile, cioè l'elite che dettava l'agenda e che dettava in qualche modo
i programmi e che in qualche modo quella TV servizio pubblico, che era prolungamento della pubblica istruzione, va in crisi. Improvvisamente, e c'è un oggetto molto semplice, la moltiplicazione delle reti fa sì che non c'è più la TV unica, sola, la TV quella in bianco e nero, la TV quella di Rai 1, del primo bottone naturalmente, che ci seduce. E è una cosa molto importante, perché è come se nella scuola elementare a un certo punto non è più il maestro che dettasse l'agenda agli scolari, ma sono gli scolari che dettano l'agenda all'insegnante. E questo è l'inizio della neotelevisione, è l'inizio della moltiplicazione delle reti e l'inizio della TV commerciale. E stranamente, la cosa che è curiosa è che la TV, è vero, si possono fare discorsi molto banali, ma la TV ha una sua matematica e anche una sua storia, e questa storia è sincronizzata con altre discipline molto importanti. Lo vediamo? Proviamo. Ad esempio è sincronizzata, quella cosa molto importante, con l'economia. Proprio dal 79, come diceva Razzi, spiega esattamente, si inizia in qualche modo una economia fondata sulle finanze e non più sulla produzione, e inizia appunto il neoliberismo. Primo. Inizia questa televisione è sincronizzata su una filosofia, si afferma il postmoderno, cioè in qualche modo noi viviamo un eterno presente e dove naturalmente il pensiero non ci sono più alcune verità fondamentali, ma conta solamente la verità dell'opinione e la verità in qualche modo del sondaggio. Guardate un attimo com'è incredibile, quindi anche con la filosofia, non solo, ma si afferma anche con la sociologia. Perché Bauman può scrivere appunto i suoi libri, perché l'io diventa centrale in tutto quanto. Quindi capite benissimo come c'è la televisione. È chiaro che veramente ha una sua volgarità, che quella io penso di poterla esaminare, perché ho tutto il tempo possibile, posso andare avanti sino alle 9, non c'è problema, quindi, e ci sono tanti temi da affrontare, eccetera. Però quello che è importante, che voglio dire in questo primo passaggio, è che la TV ha un suo funzionamento che stranamente però afferra il comune sentire, lo spirito del tempo, e si ibrida con la storia. Bene, naturalmente direi, faccio sempre io delle metafore sempre quando spiego, e c'è un film che mi spiega tutto questo molto bene, è prima di arrivare al nuovo, e c'è un film che cito anche nel mio libro, che è il film formidabile della fine del sabato sera, Travolta. Cos'è questo personaggio, Tony Manero? È un proletariato, un sottoproletario. Noi naturalmente avremmo giudicato, noi, mia generazione del 77, perché siamo infastiditi dal 68, anzi, io 68, e perché siamo così infastiditi dal fatto da questo film, che mi colpisce profondamente, ma perché mi colpisce in qualche modo? Perché è un sintomo di qualcosa che sta avvenendo. E cos'è questo sintomo? È molto semplice. Travolta è un sottoproletario che non ha coscienza di classe. E qui siamo al primo punto, perché la classe è un momento pedagogico, è pedagogia. La classe è vera autocoscienza, e avere coscienza di quello che è. Bene, non ce l'ha. Non solo, ma al sabato sera, come un personaggio della De Filippi, va in centro, va a fare le gare di gara. Sembra uscito in qualche modo dal prototipo di Amici. È il prototipo. Vede come le cose sono così. E naturalmente, perché questo film mi dà così fastidio? Perché capisco che segna naturalmente una rottura col passato. Pensate un attimo, quando si vede questo film in Italia, siamo nel 78 e nel 77 siamo ancora a Bologna, dove il pensiero minoritario, la French Theory in qualche modo era capitale, dove tutto ciò che era minoranza aveva un valore, tutto ciò che era maggioranza faceva schifo. Bene, e invece questo qua, appunto, questo Tony Manero annuncia lui stesso, è l'io, in cui in qualche modo deprivato di ogni valore storico, non è né un sottoproletario, cioè non ha coscienza di niente, e naturalmente va il
centro della città, nella discoteca, eccetera, dove lì c'è ancora in qualche modo l'ultimo, diciamo così, segni di una centralità dell'elite. Ormai è finito. E questo qua è un film che è praticamente in qualche modo è proprio una, indica un sintomo di un cambiamento radicale e cambia tutto. E io questa cosa l'ho vissuta in prima persona e devo dire che qualcuno mi ha accusato, anche perché lavorando in Francia, poi per servizio pubblico, mi hanno detto, tu hai un errore sulla tua coscienza, hai lavorato per Berlusconi, hai lavorato per la TV commerciale. È vero, sì, ma lo dico con tono molto, molto, diciamo così, non penso di aver fatto un peccato, perché allora era il nuovo. Anzi, era molto veramente rispetto al servizio pubblico bianco e nero, totalmente piegato, come posso dire, per dirla appunto l'altro sera, a una parete d'età, ad essere in qualche modo uno strumento del potere politico, questa TV è in qualche modo, si libera lo spettatore. Ed è la cosa incredibile, lo dico sì perché sarà il tema della nostra conversazione, di questo storia che facciamo della TV e di questa evoluzione sino in qualche modo oggi intravedere un orizzonte diverso, in qualche modo anche un orizzonte diverso e pensare anche che ci siamo liberati da questo concetto di TV maggioritaria, conformista, che ha dominato il nostro modo di vedere e di pensare. Bene, dicevo però all'inizio, lo dico, una cosa molto importante è che il nostro, nella TV il bene e il male sono continuamente mescolati. Perché? Ve lo dico subito, perché quando proprio all'inizio, poi lascio la parola per questo primo momento, in questo primo momento incredibile succede una cosa che la sinistra, per esempio, trova che si sta democratizzando l'etere. Vedete subito. E mentre invece siamo in qualche modo, c'è qualcuno che mangia le varie TV come dei pedoni del gioco della dama, e invece si sta formando un monopolio. È tutto così la TV. Il lavoro dei media è sempre una battaglia continua, un corpo a corpo con naturalmente alcuni temi che sono appunto la verità e anche naturalmente il tema di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. E naturalmente la cosa curiosa è che in tutta questa faccenda invece appunto si forma una nuova TV che ha naturalmente che ha un sacco di novità, perché libera, perché fa sì che l'agenda questa volta ce l'hanno gli spettatori, che dettano naturalmente l'agenda, che dettano in qualche modo il palinsesto, anzi l'opinione del pubblico comincia a far parte naturalmente del sapere televisivo. Un'affermazione molto importante, perché vuol dire per la prima volta che l'opinione, in qualche modo la quantità sostituisce la qualità e la verità. Quindi capite benissimo che siamo in un altro mondo naturalmente. Ed ecco qui che si afferma in questo tipo di contesto due modelli di TV che hanno entrambi, una sembra perfetta e l'altra sembra il male. In verità nascondono delle ambiguità entrambe. Voglio essere velocissimo per poi lasciare la parola naturalmente al professore. Si afferma un modello che voi conoscete molto bene, quindi, che è la TV Verità, la TV di Guglielmi, cioè la TV in qualche modo, come posso dire, che vuole, lo dico qui con tono perché voglio essere preciso e molto importante, perché è una denuncia sociale, cioè veramente si sviluppa anche una teledemocrazia, cioè il pubblico può partecipare, può intervenire e in qualche modo può denunciare ciò che prima non poteva essere denunciato. E naturalmente è un'istanza, devo dire subito, non neogiologica, non è conoscitiva, ma è un'istanza più morale che politica, perché la TV Verità è vera, perché sviluppa in qualche modo, perché non è in qualche modo fondata sulla verità frutto della ripresa reale, della ripresa reale, no, ma è un atteggiamento che precede naturalmente questa ripresa, anzi è un atteggiamento, e si tratta in qualche modo di una verità più sociologica che è vera naturalmente, e penso anzi
che tutte, io qui proprio sono vicino qui a un professore che ha sul nuovo realismo ha fondato tutto quanto, il nuovo, in qualche modo, una posizione al pensiero di lui, io credo che tutte le nuove forme di realismo nascono ugualmente da un'istanza più morale che neosologica. Questo è il mio tema, naturalmente. Ed è questo qua. E naturalmente è un tema che, attenzione, e qui lo voglio spiegare, e quindi è chiaramente questa qua è la teledemocrazia, la televisione naturalmente che fa sì che il pubblico si liberi da questa sottomissione dell'elite e voglia in qualche modo denunciare una, anzi, è una TV che, attenzione, crea mani pulite. Non ci sarebbe stato mani pulite se non ci fosse stata questa TV che appoggia completamente l'azione dei magistrati. Ed è in nuce il primo momento di questo discorso anticasta che poi vedremo in un secondo momento. Bene, e di fronte però la cosa interessante è sempre che questo modello della TV verità, quando passa dalla politica, questa teledemocrazia, ad affrontare invece i nostri affetti, i nostri sentimenti, i nostri umori, a mettere al centro il nostro balbettio affettivo, i nostri, diciamo così, sentimenti, ecco che diventa invece un reality. E qui cambia tutto quanto, si contamina subito. Ed è una cosa interessante che il reality non rimanda invece una realtà fuori dell'ambito televisivo, anzi, la sua realtà risiede nel farsi di fronte alla macchina da presa. E questo voglio che sia chiaro per tutti quanti voi, cioè la TV comincia a parlare di se stessa e a perdere totalmente contatti con la realtà. È una realtà psicologica e come posso fare? Posso dire, è una performance di fronte al mezzo. Io non credo che abbia in qualche modo una relazione con altro, con ciò che non ha nulla a vedere con reale, eccetera, anzi tutt'altro, ma come posso dire, in realtà è il suo corrispettivo del gioco, dell'arte forse, potremmo dire, ma qualcosa è chiaramente, quello che è certo è che la TV comincia a essere autoreferenziale e taglia, manda fuori, completamente fuori la realtà. E la cosa curiosa è che questa autoreferenzialità, che è il tema fondamentale della TV di ogni giorno, diventa naturalmente una cosa, pone al centro di questa televisione una verità che non è quella esterna, ma è quella che non è quella reale, ma è quella che accade di fronte alla macchina da presa. E naturalmente la cosa interessante è che, come posso dire, contamina subito ogni genere e contamina anche questa tipo di verità, diventa in qualche modo la politica, cambia di segno. Perché se il reale in un certo modo non conta più nulla, cosa succede? Succede che conta solo ciò che accade sotto questa macchina da presa e la comunicazione diventa fondamentale, gli effetti speciali della comunicazione diventano fondamentali naturalmente e la cosa più interessante è che produce una verità che il pubblico può controllarsi solo in una fase diretta e se ne frega se tutta questa quello che accade non ha nulla di referenza con la realtà. Anzi, è il momento di questa autoreferenzialità totale. Si crea una realtà seconda. Ecco, io ho detto in pochissimo tempo perché devo fare l'introduzione, poi vedremo un attimo come si può uscire da questo tema fondamentale, perché poi questo qua è il problema, perché qui io sto parlando di una TV generalista che ormai oggi invece è accerchiata ed è in qualche modo circondata da tutto un sistema molto più complesso che innanzitutto è il contenuto di internet, ma soprattutto questa TV ormai è ibridata con la TV digitale. E naturalmente questa maggioranza che è stato in qualche modo l'imperativo categorico, il dominio assoluto degli ultimi sino a qualche anno fa,
ed è qui molto semplice, ma senza far politica, è la storia politica del nostro paese, è la storia di Berlusconi, quello che sto raccontando. È la storia solo, in qualche modo, di una vicenda, di un romanzo politico che è iniziato come innovazione, scombussola tutto quanto. Chiaramente lui non si presenta mai come elite, ma si presenta invece come gente, eccetera, e attraversa questi anni, sino a quando esattamente compare il suo ultimo gesto di imperialismo televisivo, è l'editto bulgaro. Perché non sarebbe più possibile oggi alcun editto bulgaro, lo sapete molto bene. Oggi verrebbe in qualche modo twittato, fischiato, gridato sugli altri media, non sarebbe possibile. Questo qua è il motivo, è il suo apice, il suo momento più alto, e poi lì inizia il caduto. Ecco perché ho detto in qualche modo, perché inizia dal momento stesso in cui si esce fuori da questo principio in cui l'ascolto, massimizzare l'ascolto e fare maggioranza, è diventato in qualche modo a livello mediatico non la sola cosa, anzi si comincia in qualche modo a declinare l'offerta secondo dei pubblici che non sono più passivi ma attivi e scelgono, anche perché nuovi media compaiono l'orizzonte, perché naturalmente si crea un altro tipo di sistema integrato dove la TV non è un sistema tolemaico dove tutti gli altri media girano intorno, ma in qualche modo invece è più copernicano, tutto quanto ruota intorno alla comunicazione. Questo qua è vero, che questo, ma tutto in qualche modo, non c'è un medium vincente. E naturalmente la cosa più importante che c'è è che ognuno in qualche modo può avere la sua TV. Ma attenzione, vuol dire che siamo usciti dalla concezione della TV? Ma per favore, assolutamente no. Ma solamente ho indicato per dire che siamo a una fase particolare, a una fase in cui naturalmente si sostituiscono altri tipi di, come in qualche modo, come posso dire, si sostituisce ad esempio alle reality un'altra cosa, che è lo storytelling, che occorre sempre raccontare qualcosa, che occorre raccontare sempre, che bisogna avere di fronte alla questa dei racconti diversi, dei racconti in qualche modo che possono in qualche modo accontentare ogni tipo di gruppo che ha uno stile di vita, che ha in qualche modo una sua visione del mondo. Cioè ci avviene in qualche modo l'ultima forma di americanizzazione, cioè ogni spettatore in qualche modo può scegliersi la TV. Naturalmente questo perché grazie al fatto che ormai ci sono tanti modi di fare la TV. C'è la TV a pagamento, la TV digitale, la TV su internet, la smart TV, eccetera. Quindi è chiaro che questo sistema che ci ha formato per in qualche modo 30 anni, perché da 79 che inizia, anticipato da Tortora, Costanzo, occorre dire naturalmente, perché è in qualche modo comincia a dissolversi. Ho detto questo, ho fatto questa, in qualche modo, questa forzatura per abbreviare, per, in qualche modo per rendere il racconto più schematico possibile, per poi dare la possibilità di poterlo in qualche modo integrare da altri racconti che in qualche modo complicano tutto ciò, ma soprattutto per indicare una cosa, che la TV è un oggetto che ha una sua logica del suo funzionamento. Anzi, proprio qui c'è un filosofo, e naturalmente è chiaro che, perché c'è un filosofo, perché io credo che la TV in qualche modo è come alcune forme a priori che ci fanno conoscere il mondo. Non dico che il medium è il messaggio, sì. Dico una cosa molto importante, dico che ogni tipo di medium ci fanno conoscere in qualche modo la realtà in modo diverso. È una forma, sempre in omaggio al prof, posso dire, una forma di neocantismo, come non so, come posso dire, le forme, cioè, mi ricordo che l'ho studiato nel giorno del Goldman, che mi ha formato completamente, eccetera, cioè che ci faccia veramente riconoscere in qualche modo la realtà, o Cassirer, eccetera. Bene, tutti quanti. In verità, la cosa curiosa
e ve lo dico subito, sembra una battuta questa qua, per fare una magia, no, è la verità, perché tutto ciò che sto dicendo è in qualche modo esemplificato dagli studi del pensiero, diciamo, della neurologia. Sì, è chiaro che il nostro cervello, come voi sapete benissimo, ha due emisferi, un emisfero sinistro che è dedito alla logica, in qualche modo al pensiero razionale, alla matematica, l'emisfero destro invece dedito in qualche modo all'armonia, alla visione, e all'intuizione, alla letteratura, eccetera, eccetera. È chiaro che il cervello del nativo digitale è nettamente differente rispetto alla persona che ha praticato solo la galassia Gutenberg, cioè la stampa, i libri, che ha letto solamente i libri, ed è differente rispetto naturalmente alla persona che si vede, consuma tutto il mondo attraverso la TV generalista. E questo è molto importante perché? È perché da questa cosa scaturirà un secondo capitolo che voglio poi raccontare, naturalmente. E il tema è che oggi questo tipo di televisione che ha generalista, che ha distrutto totalmente il capitale culturale, che era l'emblema in qualche modo, che è la base di quello che ci ha formato noi i presenti in sala, i professori di scuola, noi che ha formato tutti quanti noi, che ha formato i libri in qualche modo. Oggi naturalmente questo capitale intellettuale, questo capitale culturale è sostituito dall'altro capitale, il capitale intellettuale che è creatività, e oggi al polo il nuovo intellettuale non è tanto più Jean-Paul Sartre, ma sarà invece Jobs, cioè in cui naturalmente è in qualche modo uno che ci invita naturalmente a essere in qualche modo innovatori, e naturalmente tutto passa attraverso la tecnologia e la nuova, i nuovi media. Grazie. Quando un professore o un filosofo va in televisione, fa la figura dello stupido. Questo è un punto su cui mi invito a riflettere, perché potrà essere. Allora uno si chiede, farà la figura dello stupido anche parlando di televisione? Cioè basta semplicemente il tema a fargli fare la figura dello stupido? E allora, perché a partire da quale competenza uno può parlare? Penso che, come dire, i più anziani fra noi si ricorderanno che gli atteggiamenti dei professori nei confronti della televisione sono stati diversi, nel senso che all'inizio bisognava dire che non si guardava la televisione, poi bisognava invece dire che la si guardava, e come, che anzi, e scrivere saggi, trattati, 800 volumi. Io mi ricordo, visto il clima che cambiava, quando ero all'università sono andato a casa di un assistente di semiotica con cui dovevo fare un'esercitazione, e questo, c'era una televisione grande così nello studio, e dice, sai, mi serve per lavoro. Questo, che e effettivamente era quella la trasformazione in corso. Quindi prima non devi assolutamente vederla, guarda, poi devi addirittura scriverci sopra dei saggi. In questo momento, ed è una questione non ideologica ma pratica, io la televisione non la vedo più, ma per un motivo banale, perché con il digitale terrestre si prende malissimo. Per cui a casa non riesco a vederle, se sono in albergo devi maneggiare quei due cose, io non sono mai riuscita, e quindi a quel punto smetto e mi attacco sul wifi e guardo qualcosa su internet, e credo che così faccio da tanti altri. Questo in fondo ci dà la dimensione della televisione, della trasformazione in corso, che è quella di una TV mangiata dal computer, letteralmente cannibalizzata dal computer, anche perché poi il computer ha la caratteristica fondamentale di essere onnipresente e come dire, onnifruibile. Non so se ci si rende conto che in fondo
c'era un tempo in cui le persone stavano sveglie di notte perché c'erano delle gare di vela in Nuova Zelanda, e per vedere questa cosa qua, poi questo faceva danni all'economia nazionale perché questi stavano svegli. C'è tutta questa sincronicità che è caratteristica della televisione, sta scomparendo perché è finita tutto dentro a questo enorme mare di scrittura, di fatto, di scrittura, di registrazione, di ripetizione, che è il web, in cui l'identità stessa della televisione sta scomparendo, anche l'identità fisica dello schermo, che non è più riconoscibile come schermo, è sempre confondibile con lo schermo del computer, una specie di perdita di identità. Non di meno, dentro a questo contesto, televisione resta, una grande metafora, un simbolo di quell'oggetto profondamente oscuro, controverso, perché se uno dovesse dire che cos'è non è facile, che si chiama cultura di massa. Cioè, probabilmente se noi dovessimo dire che cosa significa televisione, cos'è l'insè della televisione, anche nel momento in cui nelle case non ci sarà più un solo televisore, in cui si dovrà spiegare alla gente che cos'era la televisione, resterà l'idea che la televisione è la cultura di massa. Allora, cosa vuol dire che la televisione è la cultura di massa? Io provo, sono stato confortato dal fatto che a un certo punto anche Freccero ha messo mano agli appunti, perché se no hai preso le brevi, se no io parlo, le ore, cioè, no, divento verboso, cioè, devo sintetizzare, e le liste narrative come fare, tagliare, essere precisi. E che io cercavo di fare, no, non è che leggo. Ci sono tre citazioni e voglio commentare attraverso queste tre citazioni quell'oggetto misterioso che è la cultura di massa e cosa ha a che fare con la filosofia. Allora, la prima citazione è da Matrix. Sapete quel momento in cui c'è Cypher, penso che si dica Cypher, perché dice comunque che si mangia la bistecca, così, e dice: io so che questa bistecca non esiste, so anche che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è su cose deliziose. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? Che l'ignoranza è un bene. Ora, la traduzione è sbagliata, perché in effetti in inglese ignorance is bliss, cioè beatitudine, goduria, felicità, cioè non è semplicemente un bene, è una specie di estasi erotica. E questa, l'ignoranza è questa specie di estasi erotica. Io credo che l'essenza della televisione, che spiega fra l'altro per quale motivo in televisione la cattiva moneta scaccia sistematicamente quella teoricamente buona, dico teoricamente perché tanto che cosa vuoi fare, i documentari della BBC non scaccia questo, perché in realtà come dire, l'essenza del televisivo è andare a cogliere quella ignoranza colta come un bene, come una felicità, come una beatitudine. Da notare, questo non vale, non dire che quelli che guardano la televisione sono degli ignoranti, ma che ognuno di noi nel momento in cui guarda la televisione vuole entrare in quella beatitudine da Matrix. Infatti, cioè, se tu fai dei programmi, a me è capitato di vedere dei programmi bellissimi in cui c'era uno che prima parlava di legge della fisica e poi spiegava che coloro i quali hanno sono resti a mettersi la cravatta è perché in una vita precedente sono stati impiccati, e le due cose erano poste in simultaneo, quindi anche noi siamo stati impiccati in una vita precedente. E le due cose erano messe insieme, ma in effetti io non trovo in questo niente di scandaloso, di particolarmente scandaloso. Non sono lì a fare come Popper che aveva fatto cattiva maestra televisione. Perché uno dovrebbe imparare dalla televisione? Perché uno dovrebbe cercare televisione? Soprattutto perché uno dovrebbe pensare di essere pervertito dalla televisione? Dire che uno è pervertito dalla televisione come vittima delle cattive compagnie o cose di questo genere, e nascondersi il fatto che la tecnica non è che ci deformi, ma ci rivela per quello che noi siamo.
Cioè c'è stato molto questo discorso di matrice russoiana, come dire, per cui l'uomo è naturalmente buono, eccetera, poi dopo c'è una tecnica che lo distrugge, lo rovina, la cultura lo deforma, eccetera, tant'è che poi quando è uscito quel discorso sull'origine delle disuguaglianze c'è stato Voltaire che ha scritto a Rousseau dicendo, dopo aver letto il suo libro, viene voglia di camminare a quattro zampe, perché era proprio la cosa che tutta la cultura è una catastrofe, la tecnica. La tecnica, ripeto, è rivelazione, per cui Aristotele aveva detto che l'uomo è un animale dotato di linguaggio, il telefonino lo dimostra al di là di ogni ragionevole dubbio, no? È indiscutibile che c'è questa cosa. Oppure l'uomo è un animale che ama illudersi, indubbiamente l'uomo è un animale che ama illudersi, o un animale speranzoso, e la televisione viene esattamente a colmare quel bisogno, non è che lo genera nell'uomo. Oppure l'uomo è un animale esibizionista, la televisione, soprattutto la neotelevisione più democratica, permette questo tipo di esibizionismo. Per inciso, questo tipo di esibizionismo adesso io vedrei la cosa un po' diversa da come la metteva Carlo Freccero, cioè Carlo Freccero la vedeva dal punto di vista di una moltiplicazione delle funzioni, cioè noi abbiamo una grandissima quantità di come dire, accessi a questa cosa, in realtà è soprattutto una moltiplicazione dell'esposizione, dell'autoesibizione, cioè ognuno è produttore di se stesso. I social network in definitiva sono dei sistemi che in parte, non dico che ereditano dalla neotelevisione, dalla TV del dolore, ma qualcosa proviene di lì, nel senso che io sono sempre stupito dalle persone che nei social network pubblicano la foto della cosa che stanno mangiando, che è un fenomeno singolarissimo, nel senso che è supporre che ci sia una parte della tua vita che può interessare a tutti indiscriminatamente. E oltre che le loro opinioni, che certe volte sono peggio di quello che stanno mangiando, c'è anche questo da dire. Una cosa che è derivata dai social network è semplicemente il fatto che se tu metti due su un podio, questi cominciano a parlare, a pontificare, è fatale, questo pertiene all'essere umano, lo strumento tecnico che ci sta rendendo pontificanti in questo momento è un semplice attrezzo che ci sostiene e ci... Allora, direi che... Senza, perché poi uno sembra essere l'apocalittico, no, assolutamente non l'apocalittico, però senza voler demonizzare tutto quanto, c'è effettivamente qualcosa di demoniaco e di dionisiaco all'interno dell'essenza della televisione, perché è un fenomeno che per esempio è diventato molto di moda, ne ha parlato Žižek, sapete, quel psicanalista e filosofo sloveno, in un libro di una decina d'anni fa che si intitola Il godimento come fattore politico, e lì è tutto incentrato intorno al fatto che, sapete, nel febbraio del 1943, cioè subito dopo Stalingrado, Goebbels ha fatto un grande discorso al Palazzo dello Sport di Berlino, dove lui diceva: volete voi la guerra totale, una guerra più terribile di tutte quelle da... E questi sì, contenti, infatti poi l'hanno anche avuta, ma questo è un fenomeno che si ripete un'infinità di volte, cioè questo desiderio come di autoannientamento di fronte a degli eventi cosmici e generali che viene riprodotto sistematicamente attraverso la televisione. Io non voglio, lì all'epoca c'era la radio, ma funziona ugualmente. E questa specie di godimento dionisiaco al di là dell'utile, al di là per inciso. Questa cosa che viene attribuita
attribuita a Žižek attraverso la dottrina di Lacan, in realtà è già stata anticipata mirabilmente e senza bisogno di Lacan da Gadda in Eros e Priapo. Visto che il Festival della Letteratura raccomando a tutti la lettura, chi non l'ha fatto, di Eros e Priapo, dove descrive esattamente questo, cioè la folla esaltata di fronte al duce, eccetera, 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 è esattamente la stessa cosa, con tutti che vengono mandati a morire ammazzati, eccetera, e sono contenti ugualmente, e osserva, guarda le sue tirate, eccetera, a un certo punto dice, ora tutto ciò è Eros, non Logos. Ora io credo che questo si applichi benissimo alla televisione, di fronte alla televisione bisognerebbe sempre dire, ora tutto ciò è Eros, non Logos. Io credo che questo sia l'essenza della televisione. Non voglio minimamente, ripeto, demonizzare l'essenza della televisione. La televisione è fatta così, la cultura di massa è fatta così, la massa e noi, in quanto parte della massa, perché lo siamo, siamo fatti così. C'è un pezzo di noi che funziona così. Cos'è che, secondo me, ha sbilanciato un po' le cose? Non la televisione, ma i professori. La colpa è, la colpa è sempre dei professori. Punto di vista dei, dei parenti delle vittime che dicono la colpa dei professori a scuola. E cioè, la televisione fa il suo lavoro, ma per esempio la filosofia fa il suo lavoro, ossia la filosofia fa il suo lavoro di essere logos e non eros. Lo fa sistematicamente, lo fa sempre, lo fa per davvero, se ne potrebbe dubitare, e qui è la seconda citazione, ed è Nietzsche nella Nascita della Tragedia, testo bellissimo, testo che poi certe volte se ti fermi, ma cosa stai dicendo veramente? Perché dice, seguite il corteo dionisiaco che vi porterà verso l'India, seguite il vostro via, eccetera, va a capire. Comunque, dice questo. E a pagina 100 della traduzione, quel librettino giallo di Adelphi. Sì. L'artista a ogni disvelamento della verità rimane attaccato con guardie statici sempre e solo a ciò che anche ora, dopo il disvelamento, rimane velo. Cioè, lui fa questa tipologia, dice ci sono due figure. C'è la figura dell'uomo socratico, del dotto, del professore, eccetera, 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 che si diverte, toglie il velo una volta che di fronte a sé la verità, sta lì contento, felice, appagato e non cerca altro. Però in realtà, dice, il tempo dell'uomo socratico è finito. Anche in filosofia deve entrare il tono del dramma, della spettacolarizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, da questo punto di vista è veramente profetico per tutto quanto, nel senso che lui la fa, lo Zarathustra, chi avrebbe mai pensato, da me si è saputo che lo Zarathustra, che quando è uscito nessuno gli dava retta neanche minimamente, eccetera, era ancora vivo, ma già pazzo, e già fanno Strauss, fa lo Zarathustra, suona, gira, lo porta a Manaus, che cos'è? È strano, è un filosofo che non si rivolge più ai dotti, ma si rivolge alle masse ugualmente, dando vita anche qui a un fenomeno di una specie di filosofia dionisiaca che appunto è Eros e non Logos. Quando pensate l'elemento che unisce di nuovo una sfilata a Norimberga, quelle poi riprese da Levi von Riefenstahl nel Trionfo della Volontà, eccetera, e per esempio Woodstock. Cosa hanno in comune queste due cose se non appunto l'elemento dionisiaco di questa cosa che appunto non è sapere, ma è non è ragionamento, ma è appunto perdersi più o meno mistico nel nulla. Hanno un elemento comune fortissimo. Non è sorprendente che questo stia dentro lo spettacolo, è sorprendente che possa essere teorizzato come un elemento centrale della filosofia, anzi come un avvenire desiderabile per una filosofia che, pensate, solo adesso non voglio fare una lezione su Nietzsche, non ha nessuna importanza, e poi Nietzsche, come si dice, non era mica stupido, era pazzo, non era stupido. Il punto di Nietzsche è che immaginate
il sottotitolo, così parlò Zarathustra, un libro per tutti e per nessuno. Cosa di più mediatico di una cosa di questo genere, che contemporaneamente dice è di massa, è assolutamente di massa, è per tutti, e per nessuno, perché distingui, esci dalla massa, è completamente la cosa. Quindi la televisione fa il suo mestiere, la filosofia no, non, vabbè, poi è ovvio che tutto sommato il fatto che la filosofia non faccia il suo mestiere cambia molto poco le cose, però il tipo di, secondo me, legittima preoccupazione sulla, come dire, su questo dominio incontrastato della maggioranza sarebbe molto attenuato se esistesse un'alternativa. Mi spiego. Se si dicesse la televisione fa il suo mestiere e la filosofia fa il suo, sappiamo benissimo poi che comunque le due cose sono continuamente in contatto, c'è una forma di collegamento, di relazione, però esiste, mettiamola così banalmente, una cultura di elite e una cultura di massa. Mettiamola così, poi mica voglio dire che la cultura di elite è più importante della cultura di massa, dico semplicemente che esistono due tipi di culture. Ora, paradossalmente, ripeto, non per colpa della televisione e neanche veramente della filosofia, ma mettiamo così, per colpa dei professori in generale, è venuto fuori il fatto dei professori nella fase in cui si diceva che bisogna guardare la televisione e scrivere decine di libri e trattati aristotelici sopra la televisione. Si è creata la situazione per cui abbiamo una potentissima cultura di massa senza un'alternativa di una cultura di elite. Questo è banalmente il problema. Ripeto, il problema non è la cultura di massa, è l'assenza della cultura di elite. E con questo chiudo con la mia terza citazione, che non è né da Matrix né da Nietzsche, bensì dall'introduzione a, sapete quei libretti dei corsi, adesso non li fanno neanche più perché tanto è tutto online, però una volta facevano dei libretti dove c'erano i corsi all'inizio dell'anno, le facoltà, sapete cosa? Era una facoltà, non dico quale, non dico dove, così non... aveva anche di interessante che il formato esatto della libretto era quello del catalogo IKEA, visto che io ho scritto un libro intitolato Un IKEA di università, sovrapponendo veniva fuori proprio la cosa. E poi in copertina c'erano tutte delle foto di cantanti, attori, eccetera, che sembrava un po' improprio trattandosi quello poi di una cosa di università, e invece sembrava proprio la televisione, c'erano anche delle telecamere, perché poi in quell'università ti insegnavano a fare televisione. Comunque, iniziava, sono giusto dei passi, gli studenti sono i nostri clienti, hanno sempre ragione, anche quando non ce l'hanno. Quando si dice 180 crediti, spiegava questo testo, era il preside che scriveva, non bisogna pensare all'equivalente di 18 vecchi esami, ma a qualcosa di francamente meno. Intanto perché la compilazione della tesi di laurea vale 10 crediti, mentre prima erano previsti 20-21 esami oltre alla tesi. Non è lunghissima, però bisogna soppesare ogni singola parola. Ma soprattutto perché la vecchia tesi aveva un peso notevolissimo e c'erano studenti con tutti gli esami sostenuti che non riuscivano a laurearsi. Con la laurea triennale la tesi ha un'incidenza modesta. Nella nostra facoltà è stato previsto un minimo di 50 cartelle da tiro scritte, che non è proprio una fatica improba. Forse genitori e familiari saranno preoccupati della perdita di una immagine forte. Notate, quello che si perde è l'immagine, consegnata tradizionalmente alla pesantezza del volume di tesi rilegato. Strada che poi un professore pensi che l'immagine del volume rilegato è tutta lì la tesi. Ma si potranno consolare con l'immagine fortissima della cerimonia di laurea che prevede nella nostra facoltà la toga per tutti i docenti e persino una toga particolare per i laureandi. Agli studenti che si laureano la facoltà fa doveroso omaggio anche di una cravatta di un foulard.
con lo stemma della facoltà. Creazione, questo è una cosa locale, di Jack Anderson, celebre fornitore della Real Casa. Prima ha detto che non c'erano sudditi, però cosa c'è? L'università italiana è un'università di massa e deve avere laureati di massa. Non ha senso mettere in piedi un'università di massa per produrre un'elite intellettuale. Proprio per evitare questo assurdo e questo spreco di denaro è stata realizzata la recente riforma universitaria. Ecco, questo è il punto. Bisogna cercare il colpevole, poi non penso neanche che siano delle cose fatte intenzionalmente, però sicuramente a fronte di appunto una televisione che fa il suo lavoro, non è che ci siano dei contropoteri che fanno il loro, anzi il paradosso per cui quell'oscura interessantissima cosa che è la massa deve però diventare non solo una cosa in cui ci si perde in certi momenti o che si studia in altri, ma deve diventare l'output di tutta l'università, cioè hai dei laureati di massa che escono questo. Allora, lungo il cammino dalla televisione all'università, ma lo si può anche accorciare moltissimo come faceva quel professore di tanti anni fa, mettendosi la TV sulla scrivania e dicendo mi serve per lavoro, fra l'altro ripensandoci. Se avesse messo anche una tastiera, non poteva saperlo, si sarebbe fatta la situazione attuale, sarebbe stato un profeta. Comunque, questo era il punto di vista del professore, e ripasso all'altro professore, perché anche lui è professore, tra l'altro. Avete notato che è diventato di moda usare il professore come un insulto? Quello lì è un professore. No, lo so che tu no, lo so che sei un uomo colto di buone letture, ma c'è stato tanti momenti in cui anche nel vivo, nel crepitare del dibattito politico, uno dei tuoi insulti era professore. È curioso, è vero. Vabbè, io finisco.